Proteggere i bambini dalle interferenze dell'industria del tabacco, il tema di World Health Organization. La LILT ha scelto così di celebrare la giornata mondiale senza tabacco, riunendo i presidenti di tutte le sue associazioni provinciali italiane a Napoli. Fumo è ancora nel 2024 molto diffuso, più di un italiano su 5 consuma sigarette tradizionali, stiamo parlando di sigarette tradizionali, e il fumo non è diminuito negli ultimi 10 anni. Questo a causa di strategie efficaci che non sono state adottate in Italia negli ultimi anni, anzi possiamo dire anche negli ultimi 2 decenni, e anche a causa della diffusione delle sigarette elettroniche. Noi abbiamo fatto delle analisi nelle sigarette elettroniche usa e getta che vengono tutte dalla Cina e troviamo piombo, nickel, arsenio, insomma metalli che non bisogna respirare. La Campania è una delle regioni in stato di sofferenza per quanto riguarda la lotta al tabagismo, ma le motivazioni sono diverse anche a livello culturale. Con la legge Silvia, che era stato un successo, e poi c'è stato una stasi, un certo silenzio su questa problematica. Basti pensare che durante il periodo del Covid gli unici esercizi sempre aperti sono state le tabaccherie.